Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Ora hai sentito? Ho sentito! Bene, ragazzi! Questo è Steffi e bentornati in questo video vlog in compagnia della Marina. Ciao! Lo speciale per la Befana, che però verrà registrato senza fottutissimo microfono, perché intrattiene i nostri spettatori. Questo... Che belle mutande che ha. Cavo, grazie. Hai visto anche vedere le mie mutande? Questo microfono funziona con una pila di quelle che vendevano nel 700 per metterne gli walkie talkie. Guardate queste. Io ce l'ho quelle, se vuoi ce le porto. È finita, è scaricata adesso. Quindi contentissimi che sia scarica. Me la devi portare anche, mi serve. Comunque, volevamo fare questo video speciale per la Befana, intanto per farvi gli auguri e per farvi non auguri di inizio scuola. Domani inizia la scuola, ragazzi, quindi, cioè, immagino siate molto traumatizzati di questo, soprattutto la Marina. Sei contenta, non di tornare? A voglia. Comunque, oggi è la Befana, io non avevo ricevuto nessuna calza. Perché sono un bambino triste. E la Marina mi ha fatto la calza con i miei calzini, e adesso... Vabbè, vi racconteremo la storia. Cioè, questo video è stato fatto proprio per raccontarvi la storia. Nella calza, aspetta, intanto guarda cosa mi ci ha messo. Voglio, sono curioso di fare il pack opening. Ehi, tutti quanti a me. Anche il carbone. Mi ha portato il carbone. Bravo. Mi ha portato... No. È buono, mangialo. Cattiva sei. Ah, mamma. Era morto. Perché mi ha portato il carbone? Su, stavo un bambino bravo. Non ci giurerei. Comunque, okay. Abbiamo quanti uova? 9. Le Smarties e il duplo cioccolato fondente non mi piace. Okay. Quindi io lo mangerei che questo. Però la storia divertente è quella di calzini. È quella di calzini, cioè lei l'ha messo nei miei calzini. Ma perché lei aveva i miei calzini? Da quanto? 4 mesi? Sì, probabilmente sì. Era a casa mia un giorno. Cercavamo Coca-Cola e Nutella. Va bene, volevo prima prendere la Nutella. Prima la Nutella, poi la Coca-Cola. Per prendere la Nutella che era in terra sotto a un sacco di roba, abbiamo fatto cadere Abbiamo fatto cadere una boccia d'olio. E il pavimento della cucina si è allagato completamente. Mamma mia, se non avete mai provato a pulire l'olio, fa schifo. Fa decisamente schifo. Con lo scotch. Non c'è verso, cioè, abbiamo usato 800 pezzi di scotch. Poi con l'acqua, c'era un miscolino. Era diventata un'insalata per terra, mancava solamente l'aceto. E noi cosa abbiamo deciso di fare? Puliamo le cose e appoggiamole sul tavolo. La Marina ha fatto cadere una birra. Una bottiglia di birra di vetro. Da 66. Ma perché io stavo spazzando. Ho spazzato. Per sbaglio niente. Ecco, quindi c'era un puzzo di olio. Quindi di olio, birra, mixati, a unto per terra, sporcizia, eccetera. La Marina aveva i piedi completamente colorati. No, perché pulivo solamente io, cioè nemmeno da dire lui aiutava. Sono vero. Dai, c'ero io che ballavo. Mi sono pure tagliato. Dai, io ballavo con la musica mentre pulivo. È arrivata mia nonna in casa. Oh, cosa mi sei fatto? È arrivata mia mamma. Insomma, il genere tutto fare. Quindi questa era la storia del perché la Marina aveva calzini con i quali gli ha riportato del cibo. Dopo lo mangio, mangio un ovettino Kinder, dai. No, mangio. Un giorno toglie il medico di torno. Se volete magari raccontarci delle storie tipo questa, a noi fa più che altro piacere di leggere magari nei commenti. Più che altro storie di casini che avete combinato in casa, ne so, ne avrei tantissime altre. Con la pallina ho distrutto mezzi lampadari ovunque, porte, ogni cosa. Il gatto odia la pallina perché... è perseguitato da quella pallina da tutta la vita. Se ne avete da parte, oppure l'albero di Natale distrutti da animali che avete in casa. Mi è caduto prima. E mi hanno fatto cadere il gatto. Perché l'albero di Natale è suo. In questo vlog ce ne sarà un altro sabato sicuramente, perché sabato, ragazzi, con il cane andrò a prendere il cane. Però non so, oh, se Dio, il vlog di sabato ci sarà già il cane. Quindi probabilmente sabato ci sarà un altro vlog con la Marina e con il cane. Sono tornato a casa e mia mamma mi ha dato questa, che è un pacco che uno di voi mi ha consegnato. No, due di voi. Due di voi. Jacopo e Filippo, se non erro. Sì. Filippo mi sembra. E anche una busta, quindi ora andremo ad aprirle. Cosa aprirle? La Marina è curiosa di vedere cosa c'è nel pacco. Vabbè, non ho ricevuto nessuna calza, però almeno ho ricevuto il pacco, ragazzi. La mia calza l'hai ricevuta, non mi sembra. Ok, calma, Calma, Marina. Mi piace aprire. Andrà tutto bene, andrà. Cosa c'è? Oh mio Dio, non fa cadere. Chiudi gli occhi. Non puoi leggerlo te. Non so, dai. Fammi, devo capire cos'è toccandolo. No. Dai. Su. Cos'è? Posso vedere? Ma che cavolo!
No, vabbè, adesso. No, voi siete dei geni. Ferma. È un braccialetto di Vittoria, funziona così. Cosa c'è scritto lì? Prendi il bigliettino. I petardi spaventano anche i miei ragazzi, non voglio usarli. Nemmeno io. Allora, bella Stefano, sono venuto fino a casa di tua mamma con il mio compagno d'avventura, il Fabbro. E beh, il nostro sogno più grande è sorridere e incontrarti. Anche noi viviamo a Firenze, più precisamente a Bagnanrico, dalla parte opposta, cavolo. L'unica cosa che volevo chiederti è se avevi anche un solo minuto di tempo per realizzare il nostro sogno, te ne saremo grati. Per contattarmi, Facebook mi ha dato il nome, ti manderò un messaggio, tanto vedrai questo video. PS, mangia il ricottino, no grazie. Ma che cos'è il ricottino? Meglio se non lo sai. Dai! Bye Jacopo e il Fabbro, quindi ciao, sì, grazie mille. Oddio, quanto sei carina! Ognuno sei troppo carina. Cino di Capitano Uncino, la pistola, ma spara la pistola. È per il... Non si fa così! Ma se ti spari nel video, la gente lo vede. Revistirio! Io ragazzi è revistirio. A Luna Park io ho vinto una pistola. Bim, bim! Sono Tommaso, il colmo è che non ti ho visto mai, dato che sono di Firenze, che sono venuto a Luca Comics Games Week. Marema SpongeBob, salutami così la mia vita sarà semi-completa. Semi. E per completarla voglio che Vegas gli si fulmi FIFA e che perda tutti gli if. Un saluto. Beh, speriamo, visto che io non trovo mai niente. Un'altra busta, questa non so. A parte di Davide, da Posillipo Napoli. Queste sono per noi, queste le leggiamo noi a parte. E poi c'è il disegno. È bellino? Oddio, che stia andando. No, da ora in poi faremo tutti i pacco con la Marina che stia andando. No, che cazzo. Amore, non hai capito per niente. Vieni qua, stai fermo. È lì, no, stai bene, senza occhiali, Leo. Non vedo senza occhiali. Ci aveva detto di prendere il cappello da SpongeBob, ma sana seppia dove l'ha messo mia mamma. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano. Non ho sentito bene. Ora hai sentito. Che dire, grazie mille, ragazzi. Non dovevate, cavolo. Però la maschera è divertentissima, la riuserò sicuramente anche l'uncino. Che spettacolo, questi da piccini li ho sempre desiderati. Settimana prossima le facciamo fare livelli più difficili su Geometry Dash. Gliel'ho fatto scaricare nel cellulare, quindi ora ci gioca sempre da casa sua. Sì, sì, la sì. Piccola mano. No, ma ora sono brava. Brava è un parolone. Grazie mille Marco, spero tu veda questo video per ritrovare la tua lettera, anche se non la leggerò per vari motivi, l'ho spiegato in passato. Cioè? La lettera è personale, non la deve leggere per conto suo. Vabbè, c'è la lettera scritta da Tommaso, da Conegliano, Treviso, in provincia di Treviso. E c'è il disegno con Minecraft, che non si vedrà mai, Minecraft, la faccia di Dolly, il pollice in su perché dovete spolliciare ragazzi. 125k, ora siamo già a 200 e passa mila, quindi questa ce l'ho qui da una vita, perché ho risistemato alcune cose nella stanza negli ultimi giorni e l'ho ritrovata. Tu, uccida! Allora ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. La Marina rompeva troppo le scatole, l'ho uccisa, però riesce comunque a grattarsi l'occhio anche da morta. Riesce comunque a mettermi anzi in faccia. Però ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se voleste mandare i pacchi delle lettere che in un futuro riuscirò a leggere, trovate l'indirizzo in descrizione. Qua da Steffi e la Marina è tutto. Buona fan a tutti. Aia. Ah! Stai facendo? No!